Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un video dedicato alla narrativa di genere. Come sapete, se non è il primo video che vedete qui sul mio canale, non sono solita leggere tantissima narrativa di genere. Questo però perché è dovuto fortemente a un mio pregiudizio. Con narrativa di genere intendo genere giallo, genere thriller, genere fantasy, genere di fantascienza. Bene, con questa rubrica invece vi vorrei parlare di quei libri che appartengono prettamente alla narrativa di genere, ad uno dei generi che ho citato, ma ce ne sono tantissimi altri, che invece mi incuriosiscono, che quindi per una ragione o che per un'altra in qualche modo mi affascinano, sembrano chiamarmi. Questo anche perché vorrei motivare me stessa prima di tutto, ma anche motivare voi a leggere più narrativa di genere. Nel passato mi è capitato, quelle volte in cui mi sono imbattuta in libri reputati essere di genere, di poi innamorarmi di essi. Mi viene per esempio in mente Landolfi, che appartiene in qualche modo al genere del fantastico, mi viene in mente la trilogia di Tito di Gormenghast, che appartiene al genere fantastico, gotico, horror, mi viene in mente Anne Rice, che è una scrittrice del genere fantasy. Mi viene in mente Lovecraft, che è uno dei miei scrittori preferiti ed è un grande del genere horror. Quindi in realtà, per quanto io poi dica che non leggo letteratura di genere, mi sono ritrovata di fatto talvolta ad apprezzare autori e autrici che scrivono anche letteratura di genere. Questo perché forse questo incasellamento fra narrativa generale, sia straniera che italiana, quindi narrativa prettamente non di genere e narrativa di genere, in realtà è un incasellamento forse errato. A ben vedere, quasi tutti i romanzi, o molti romanzi, possono forse essere incasellati in qualche genere letterario, che sia fiction, autofiction, biografia, memoir, fantascienza, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi all'interno di questa forse nuova rubrica, chi lo sa, vorrei parlare di quei libri che appartengono a un determinato genere letterario che in qualche modo mi affascinano per un motivo o per un altro, per invogliarmi poi magari a recuperarli e per avere qua sotto con voi un dibattito affinché voi mi consigliaste o sconsigliaste i titoli che io qui vi cito. Anche per farvi scoprire, magari qualora voi non conosciate, titoli appunto più di nicchia che riguardano un genere letterario che magari appunto è qualcosa del quale all'interno dei video normali, diciamo, di questo canale non affrontiamo spesso, anzi non affrontiamo quasi mai. Oggi partiamo quindi con uno dei generi con cui io ho più difficoltà, forse il genere che da un lato maggiormente mi affascina e allo stesso tempo mi repelle. Non so come questi due termini possano coniugarsi, possano andare bene insieme, ma in effetti è così. E parliamo del genere fantasy. La letteratura fantasy esiste, da che forse esiste il mondo, ora non voglio spingermi così tanto, ma è un tipo di narrativa alla quale io ero molto 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 legata durante l'epoca della preadolescenza e della prima adolescenza. Io sono stata una bimba fan di Licia Troisi, grandissima amante delle cronache del mondo emerso, di tutte le saghe di questa scrittrice. Licia Troisi è una delle scrittrici nel panorama italiano, ma forse mondiale, del fantasy, soprattutto per ragazzi, più importanti. Ma abbiamo Christopher Paolini, insomma ci sono tanti nomi che riguardano proprio il mondo del fantasy. Una delle autrici che voglio assolutamente leggere, che appartiene un po' canonicamente al genere, è sicuramente Marion Zimmon Bradley con Il ciclo di Avalon. Beh, veramente la fama la precede, fra l'altro Harper Collins ha riedito, non so se ha terminato quasi tutto il ciclo, quindi ora è finalmente tornato disponibile da che era introvabile. Ciclo che parla di Re Artù, narrato però dal punto di vista delle donne, in particolar modo dalla Fata Morgana. È un, appunto, qui fantasy nudo e puro, quindi abbiamo le caratteristiche tipiche, abbiamo la magia, un'ambientazione medievale, ripresa di tematiche, eventi, personaggi storici, mezzi di finzione, mezzi realmente esistiti, ciò che più mi incuriosisce della saga, oltre alla celebre fama, è il fatto che sia narrata dalla Fata Morgana e che quindi sia, diciamo, una versione femminista e al femminile del ciclo di Re Artù e della spada di Re Artù, insomma. L'autrice Marion Zimmon Bradley però è un'autrice molto celebre nel panorama fantasy e un'altra saga sua che mi ispira, ve la lascio qua, è quella del Darkover. Il Darkover è un altro ciclo di genere fantasy,
non fantascientifico, diciamo proprio fantasy, ed è un ciclo lunghissimo, sono tantissimi libri, non mi ricordo nemmeno quanti. Anche qui so che c'è a che fare col mondo della magia, ambientazione semi-storica, semi-medievale, fate, cavalieri, magie, maghi, streghe, stregoni, un mondo parallelo, non so quale bella caratterizzazione, anche questo mi incuriosisce tantissimo. Qui invece, per quanto riguarda le saghe di Darkover, è abbastanza complicata la situazione, perché troviamo editi Tea alcuni dei tomi più famosi del ciclo, mentre i primi sono quasi introvabili, quindi li ritrovate soltanto all'usato. E questa è un po' una delle peculiarità tipiche delle grandi saghe, dei grandi cicli del fantasy, che iniziano e non terminano mai. Un altro maestro del light fantasy, del fantasy per adulti, quindi non parliamo qui assolutamente di fantasy per ragazzi, che io vorrei approfondire tantissimo, è Brandon Sanderson. Io di Brandon Sanderson ho letto Elantris, che pensate è la sua prima opera ed è uno stand alone, e avevo iniziato Mistborn, la trilogia di Mistborn, che è forse una delle trilogie fantasy più importanti. Anche qui sempre ambientazione semi-medievale barra rinascimentale. Qui la magia ha delle caratteristiche peculiarissime, perché la magia viene sperimentata e viene attuata attraverso l'utilizzo di minerali, attraverso l'utilizzo di pietre. Seguiamo vicende che hanno a che fare col mondo di questa semi-monarchia un po' pazzerella. Seguiamo la nostra protagonista, che è una giovane ragazza dotata di di varie doti magico-occulte, un mondo veramente ben calibrato, soprattutto per quanto riguarda la questione politica e gli intrighi di potere. Mi era piaciuta tantissimo, ma anche qui mi sono poi persa nel mentre. Sempre di Brandon Sanderson, un altro testo che mi affascina molto è Il Ritmatista. Questo è un titolo che, anche se viene consigliato a un pubblico più giovane rispetto ai soliti libri di Brandon Sanderson, mi affascinava per la trama. Siamo anche qui chiaramente in un mondo magico e seguiamo le vicende del nostro giovane protagonista Joel, che è fortemente affascinato dal mondo magico dell'aritmatica, che ci viene descritta così: una disciplina che consente di infondere vita in entità bidimensionali, semplici linee tracciate con il gesso, e creare creature indipendenti e autonomi, i gesseri, in grado di interagire con ciò che li circonda. Joel però non è un ritmatista, ma sogna di diventarlo. Qui l'idea di dare vita attraverso la creazione di immagini bidimensionali è qualcosa che mi affascina tantissimo. In generale, Brandon Sanderson è uno scrittore che ha all'attivo un numero impressionante di saghe, quindi io non vedo l'ora di leggere una delle sue, perché penso mi potrebbe veramente stupire. Mi dispiace che ancora ad oggi, non so, a parte la trilogia di Mistborn, penso che non ne abbia conclusa nessun'altra, quindi un altro mio grande terrore è di iniziare una saga che magari conta 10-11 libri e poi di fermarmi a metà, perché l'autore deve ancora terminarla. Un altro titolo che appartiene a una trilogia che ho sentito nominare veramente pochissimo mai qui su YouTube, ve lo lascio qua, ed è L'Orso e l'Usignol di Catherine Holden. È il primo titolo di una trilogia, come vi dicevo, fantasy, ed è un fantasy che mi ispira soprattutto per l'ambientazione, perché l'ambientazione è quella della tundra russa. Siamo infatti in questa Russia fredda e sperduta in un piccolo villaggino, e questa atmosfera un po' fredda e sicuramente molto dall'Europa dell'Est mi richiama alla mente notturni, paesaggi glaciali, gelidi, nevosi e innevati, che hanno a che fare soprattutto col mondo, e qui la scrittrice ha ripreso e si è un po' rifatta al mondo delle fiabe russe. Quindi ci sono delle atmosfere veramente particolari che hanno soprattutto a che fare col mondo dell'occulto e il mondo dell'esoterismo russo tipico, i riti, le tradizioni tipiche della Russia, soprattutto medievale, premoderna e precontemporanea. Noi seguiamo le vicende di una giovane protagonista che è Vasilia, che cresce insieme ai suoi fratelli nella tundra russa, dove l'inverno dura la maggior parte dell'anno e i cumuli di neve crescono più alti delle case. Ma a Vasilia questo piace, perché adora stare riunita accanto al fuoco ascoltando le fiabe della Balia. Ama soprattutto la storia del re dell'inverno, demone dagli occhi blu che tutti temono, ma che a lei non fa paura. Lei infatti non è una bambina come le altre, ma può vedere e comunicare con gli spiriti della casa e della natura.
villaggi, fiabe, ambientazione russa, un fantasy secondo me che si contraddistingue soprattutto per le atmosfere decisamente diverse rispetto a quelle del fantasy tipico. E se l'atmosfera è ciò che più mi incuriosisce, come dovrebbe essere perché la letteratura di genere fantasy, soprattutto letteratura di trama, un altro titolo che mi incuriosisce un poco è La leggenda del cacciatore di aquile di Jin Yong. Qui non so, aiutatemi voi nel sapermi dire, per ora so che è uscito solo questo volume, non so se si tratta di uno standalone del più primo di una saga. L'ambientazione è Cina 1200 d.C. Basta, mi basta questo semplicemente per amarlo. Parliamo appunto di Impero Song, ambientazione medievale, contadini oppressi dalle pesanti tasse imposte dagli invasori. Intanto nelle steppe le tribù dei mongoli stanno per essere unificate dal potente guerriero Genghis Khan. Parliamo di assassini, parliamo di morti, di intrighi alla corte, intrighi imperiali, intrighi politici. L'elemento fantasy non so quale sia, ma è un titolo che mi acchiappa veramente tantissimo. Un altro titolo che mi chiama è un classico addirittura della letteratura fantasy del Novecento, un'autrice che viene paragonata molto spesso per la sua grandezza, pensate, a niente poco di meno di Tolkien, ed è Il viaggio di Halla di Naomi Mitchinson. Halla, figlia di un re che viene abbandonata da lui nel bosco e viene cresciuta dagli orsi. Cresciuta dagli orsi e dai draghi sulle montagne rocciose, il mondo però dei draghi sta per essere minacciato dai crudeli e odiosi esseri umani. Odino, padre di tutte le cose, offre ad Halla una scelta: vivere alla maniera dei draghi, accumulando tesori da difendere, o viaggiare leggera e attraversare il mondo con passo lieve. Iniziano così le fantastiche avventure della ragazza che girovagherà alla scoperta di nuove terre e antiche leggende. Questo più che la trama, ciò che mi ispira, perché la trama è una trama abbastanza tipica del genere, è appunto il fatto che sia scritto da una scrittrice, già di per sé le scrittrici donne di fantasy non sono poi tantissime, e soprattutto che sia reputato essere uno dei padri della letteratura di genere. Un testo molto famoso del genere e soprattutto molto famoso per la sua scrittrice, che ha da poco, da un paio di anni, pubblicato il suo secondo titolo, che è Piranesi. Io però, più che Piranesi, sono molto interessata a leggere, e mai più di adesso, visto che è stato riedito, era andato fuori commercio, ora è tornato, è stato riedito dalla casa editrice Faz Editore, ed è Jonathan Strange e il signor Norrell di Susanna Clarke. Susanna Clarke è un'autrice che avrete sentito nominare tantissimo, è molto celebre, lei ha sfondato proprio con questo titolo e diversi anni dopo ha pubblicato poi Piranesi, che è un titolo decisamente più snello. Bene, questo mi ispira molto di più perché è l'ambientazione, l'atmosfera, siamo in questo 800, in questa sorta di Inghilterra vittoriana, magia, mi ricorda un po' atmosfera alla Philip Pullman e La bussola d'oro, non so bene di preciso di cosa si parli, qui ci viene detto che all'inizio dell'800 della magia inglese rimangono quasi solo leggende, come quella di Re Corvo, il grande mago capace di fondere la sapienza delle fate con la ragione umana. Ma delle regioni del nord, un tempo visitate da elfi e folletti, appare il signor Norrell, capace di far parlare le statue della cattedrale di York. Ha atmosfere veramente magiche, Londra vittoriana, 800, non lo so, mi viene in mente proprio lo steampunk, penso che non abbia niente a che fare con questo libro, ma come vedete l'atmosfera è la cosa più importante dei libri di letteratura fantasy e qui ci potrei sguazzare alla grande. Un altro titolo, e con questo forse chiuderei questa carrellata perché penso di avervi dato già abbastanza informazioni e come sapete la mia wishlist è sempre eterna. Un altro titolo del quale non ho mai sentito parlare, che ho aggiunto wishlist perché lo avevo visto semplicemente in libreria, è Vor, la foresta senza fine di Brian Catling. Questo, anche qui, finalmente un fantasy ambientato in Africa. È una terra e un continente in realtà che si sente nominare pochissimo per quanto riguarda le ambientazioni del fantasy. Se da un lato, soprattutto Mondadori e Oscar Wilde sta facendo una bellissima opera di
riedizioni di traduzioni di un sacco di testi di genere fantasy appartenenti al mondo asiatico, come vi ho letto qualche titolo precedentemente, ma ci sono veramente tante saghe in questo momento in traduzione che hanno a che fare soprattutto col mondo dell'Estremo Oriente, Cina e Giappone, e fantasy ambientati in mondi magici che si rifanno agli imperi dell'Estremo Oriente. Sono invece pochissimi, anzi forse io ne conosco zero, i fantasy ambientati in contesto africano. E questo invece è il primo che ho trovato. Siamo appunto nel bel mezzo del cuore dell'Africa colonizzata, dove si trova Vor, una foresta viva e senziente, forse infinita. Molteplice la natura dei suoi abitanti e di coloro che cercano di sfidare le sue leggi. Il Vor, infatti, è un bosco, un luogo selvaggio all'interno del quale chi entra perde la memoria, perde la nozione del tempo e si perde. È un luogo che potrebbe forse nascondere addirittura i resti del giardino dell'Eden, ed è un luogo lussureggiante, bellissimo, ma allo stesso tempo malvagio e ricco di trappole. Un labirinto che è forse Eden e forse Inferno. Ciò che più mi ispira è appunto il fatto che sia ambientato in Africa, perché vi ripeto, mi piacerebbe avere a che fare anche con narrazioni che hanno a che fare magari con la magia, i riti, le tradizioni, il folklore, come abbiamo letto per quanto riguarda il folklore russo, col folklore africano. Sarebbe qualcosa di molto interessante. Questi sono solo alcuni dei titoli che più mi sconfinferano e che più hanno catturato e affascinato il mio occhio attento di lettrice, sempre attenta alle nuove uscite. Ma se voi siete degli amanti del genere fantasy, se siete dei conoscitori, se siete dei grandi lettori, fatemi sapere qua sotto se i titoli che vi ho citato li conoscevate, li avete letti, vi ispirano, e se ci sono altri titoli che appartengono al genere fantastico che secondo voi meritano di essere letti. Io come sempre vi voglio spingere attraverso questo video a uscire dalle vostre comfort zone, uscire dalle barriere, uscire un po' dai pregiudizi letterari e magari avventurarci anche insieme all'interno di questi mondi fantastici, che quando si trova un bel fantasy, perché questo video è ispirato alla lettura che sto facendo adesso, che appartiene al genere ed era un qualcosa che non mi aspettavo assolutamente potesse colpirmi così tanto, beh, sempre ben venga, insomma. La smetto di chiacchierare qui, spero non sia venuto un video eterno. Io come sempre vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!